settimana migliaia di persone spendono un euro per inviare un sms per decidere di uscire dalla casa del Grande Fratello. Poi vabbè, spendiamo tanti soldi su commesse sportive, se contiamo quanti partecipano il primo giorno. Ecco, poi però contemporaneamente ci lamentiamo perché la stampa in questo paese non è abbastanza libera. Allora io mi chiedo, è possibile in Italia affidare l'informazione veramente indipendente, professionale, quindi non affidarla a chi magari lo fa nel tempo libero perché nella vita fa altro, ma affidare a giornalisti professionisti, ma non professionisti con tesserini, nel senso che vivono di solo, anche senza tesserini, non bisogna avere il titolo per forza. Per fare questo serve, ci sono delle spese, no? Che ognuno di noi, ripeto, per chi vive di questo lavoro tutto il giorno, tutti i giorni. Allora la provocazione è questa. 2,5 euro al mese per liberare un giornalista, per creare una realtà che parte da qui, dalla campagna. Siamo milioni di abitanti, se vi fate un calcolo, se arriviamo a 5.000 sottoscrittori di questi 2 euro al mese per un anno, abbiamo 10.000 euro al mese. Con 10.000 euro al mese si assumono 3-4 professionisti seri, si compra l'attrezzatura, ci si crea un portale, il portale è già in progettazione, si chiamerà Yango. Giovani in tutte le età, dico io, Young, New, scritto in grande, Energy, New Generation, insieme ai giovani, quindi una nuova generazione di informazione sarà geolocalizzata, avremo l'app, poi vabbè, insomma, se mi seguirete su Facebook abbiamo una base di 400.000 iscritti alle nostre pagine, alle varie pagine di informazione, se mi volete appunto seguire, il mio nome è Germano Milite, un ignoto, molti miei colleghi, si parla nella mia categoria, parlavo di categorie professionali, precariato, schiavitù, fondi delle teorie gestiti malissimo, la situazione per le utenti private regionali è drammatica. Io ho deciso di cercare di liberarmi da tutto questo, lanciando una sfida, lanciando una sfida, lanciando una sfida.